Ludovica Valli ha mandato l'aereo a Luca Onestini. Parla l'ex tronista. Chi ha mandato l'aereo misterioso a Luca Onestini al Grande Fratello VIP? In questi giorni non è solo il messaggio aereo che Andrea De Mante ha mandato alla De Lillis a far parlare della casa del GF VIP. Tra i fortunati destinatari di un messaggio aereo, che è stato anche Luca Onestini, che è rimasto alquanto sorpreso di questo pensiero. Il testo diceva "Lu parto per ni per pensarti al Central Park", quindi un'allusione ad una conoscenza forse avvenuta nel territorio londinese. L'ex tronista di Uomini e Donne non ha idea di chi possa esserci dietro ed ovviamente il web ha già iniziato a farsi delle domande. I sospetti maggiori sono verso l'ex di Luca, Soleil Stasi, ma sembra assurdo ed anche incoerente che sia lei l'artefice. Come sappiamo, la loro storia è finita all'inizio del GF VIP. È spuntato un nuovo nome, quello di Ludovica Valli. I due si erano conosciuti a Temptation Island, ma la loro conoscenza è stata limitata, per via del fidanzamento ai tempi della Valli con Fabio Ferrara. Ora entrambi sono single, quindi nulla è detto. Ludovica, dal canto suo, non ha perso tempo a rispondere sui social. Ludovica Valli dietro ai messaggi d'amore per Luca. Il messaggio sui social. Il lavoro di Ludovica la porta a viaggiare per il mondo e tra le sue prossime tappe che è appunto New York. L'ex tronista ha risposto sul suo profilo Instagram circa il suo presunto coinvolgimento in questa storia. Ma siete normali? Ma da dove vi vengono certi pensieri? Vorrei proprio saperlo comunque. Il contenuto del messaggio. A quanto dice, lei è estranea ai fatti, rispondendo anche in maniera infastidita. Ma ciò nonostante è anch'essa curiosa di scoprire chi ci sia dietro tutto questo. Luca Onestini e l'aereo al GF VIP, la reazione. Luca è rimasto sorpreso di quanto è accaduto e muore dalla voglia di scoprire chi è questa sua ignota ammiratrice. Nella sua mente, pensa che è qualcuna che lo stia mettendo alla prova, per vedere la sua reazione. Sarà Soleil? O Ludovica? O una terza di cui non sappiamo nulla? Non ci resta che attendere.